Benvenuti a Autoclassica, oggi presentiamo Laboratorio Cosmetico Italiano Auto, la nuova divisione di Mafra per la cura del dettaglio della propria auto, qualcosa di più che va oltre la cosmesi, si va nella chirurgia quasi, si va al ripristino totale con l'aiuto della nanotecnologia messa a disposizione del normale collezionista, quindi resa facile e usufruibile per tutti. Questa è la mission di questa nuova divisione di Mafra, rendere il detailing e le performance facili da usare. Un obiettivo molto difficile perché oggi è complicato applicare prodotti che durano 2 anni sulla carrozzeria. E Antonio Pizzi, che con me mi ha aiutato molto, il titolare della cura dell'auto, che in questo settore quasi da 8 anni, 9 anni, ha importato in Italia il detailing. E con lui vogliamo creare dare un nuovo booster al mondo del detailing. Esattamente, l'obiettivo era proprio quello, scegliere la migliore materia prima possibile, studiare e realizzare un prodotto senza compromessi dal punto di vista delle performance, delle prestazioni, ma che fosse facile da utilizzare, quindi... E ti piaceva? Certo, ma prodotti di altissimo livello alla portata praticamente di chiunque, risultante la cosmetica. E allora tu dicevi che eri interessato ai Mafra Point, no? Mafra Point, mi stai curiosando, il lavoro che stai facendo su questa macchina. Poi mi pare di capire che l'obiettivo di Mafra, la cosmetica, insieme alla cura dell'auto, è quello di tirar fuori i detailer dal garage, far sì che il detailing diventi qualcosa di comune, perché ad oggi comune non è passare 220 ore sulla cura di una singola macchina, 220 ore per renderla veramente perfetto. Io dove sei informato? Abbiamo vinto il concorso Gulf, il concorso a Dubai, grazie a un detailer che è stato con un detailer che si chiama Fredrico Faidi, che saluto, che ha speso 220 ore, ma sono 2 ore ben spese perché poi ha permesso a questa macchina di vincere un concorso così prestigioso. Dicevi bene, noi cosa stavamo facendo? Noi stavamo amando questa macchina. Era una macchina una macchina di 50 anni con una vernice molto delicata. Che vernice è questa secondo te? Ah, questo è un monostrato, è un pastello. Monostrato vuol dire che non ha uno strato di trasparenza, perché quando andiamo ad effettuare operazioni di lucidatura le facciamo direttamente sul colore. Quindi diventa fondamentale in questo caso, con una macchina di 50 anni, un prodotto che agisca nel rispetto della vernice, nella sua originalità. È essenziale, è fondamentale. Quello determina il successo del lavoro. E possibilmente questo determina anche la differenza tra un prodotto studiato con anni di ricerca e sviluppo alle spalle rispetto a un prodotto magari a basso mercato, a basso prezzo, che poi può provocare anche dei danni. Oppure, adesso hanno capito come funziona, coprono i danni e poi al primo lavaggio ritorno ai danni. Dicevi bene una cosa, era quella l'obiettivo di Mafra, è quello di far uscire dal mondo del garage i detailer e di renderlo pubblico visibile al mondo, di fare cultura, perché in Italia è ancora una materia semi sconosciuta. Antonio Pizzi è stato il primo in Italia 7 anni fa a importarlo, a far capire cosa è il detailing. E anche io ho questa passione e allora ci siamo uniti e ho detto facciamo qualcosa per questo mercato, rendiamolo usufruibile a tutti, facciamo capire a tutti che cos'è questo mondo, questo magnifico mondo. In salsa italiana, sì, tutti i miei diritti. E l'idea proprio è di fare dei corsi a te che stai guardando questa bellissima macchina, potrai capire che potrai farlo tu a casa tua se vuoi, seguendo un semplice corso, o tu professionista che vuoi dare qualcosa di più al tuo cliente. Attraverso Mafra Point che avete già aperto parti del mondo. Sì, abbiamo aperto uno siamo perfetti in patria. Prima siamo uno in Turchia, l'abbiamo aperto, uno in Kazakistan, uno a Dubai, come dicevo prima, e adesso uno in India. E a gennaio iniziano i corsi per aprire in Italia. Quindi vi aspettiamo ai nostri Mafra Point o sulla cura dell'auto o detailingpassion.it o punto a siamo italiani. Quindi ciao, ci vediamo alla prossima edizione. Ciao.